Se la risposta è semplicemente quella, non se ne fa niente, su questo non siamo d'accordo. Sorpreso dalla posizione contraria di alcune categorie economiche, pronto al dialogo a patto che vengano messe sul piatto proposte concrete e non semplici dinieghi. Mario Lucini, sindaco di Como, interviene ad ampio raggio sull'allargamento della zona traffico limitato della città, un tema che sta suscitando un dibattito a dir poco acceso. In questi giorni abbiamo visto critiche anche su alcuni aspetti che non corrispondono all'effettiva connotazione del progetto. Nei giorni scorsi sono apparsi dei volantini nella zona tra le vie Zezio e Crispi che informavano come il comune di Como avesse intenzione di trasformare i posteggi bianchi e quindi gratuiti in blu a pagamento. Il volantino anonimo peraltro non era corretto perché parlava di trasformazione in posti agevolati per residenti blu, quindi di via Zezio, via Crispi, via Ferrari, via Gorio e via Musa. Non è così, per esempio via Gorio e via Musa rimarranno bianchi i posti, su via Crispi saranno definiti 15 posti a rotazione sui 95 presenti, quindi gli altri saranno bianchi, mentre via Ferrari effettivamente il progetto prevede la trasformazione in agevolati per residenti. Una delle principali critiche mosse dal fronte del no alla nuova ZTL è la sensazione che vengano agevolati i residenti e penalizzati i pendolari. Non sono d'accordo che il progetto sia fatto su misura dei residenti. È importante che venga mantenuta e conservata una presenza di residenza nel centro storico se non vogliamo che muoia. È stata tenuta in considerazione l'esigenza dei visitatori, quindi clienti dei negozi e fruitori dei servizi pubblici, prevedendo un'alternativa e un incremento dei posti a rotazione immediatamente a ridosso della città murata, ed è stata tenuta in considerazione l'esigenza dei pendolari, degli fruitori dei posti per tempi lunghi, ai quali certamente si chiede uno spostamento un po' più all'esterno rispetto alla zona commerciale centrale. Le categorie economiche della provincia di Como hanno firmato un documento di netta contrarietà alla nuova ZTL. Lucini, su questo punto, chiede alle associazioni proposte migliorative. La posizione di Confesercenti e Confcommercio è sempre stata molto critica, peraltro ci siamo sentiti diverse volte. Mi aspetto delle proposte, non solo una contrarietà, perché lo stallo credo che non faccia bene a nessuno. Come ho già detto, sono rimasto più sorpreso dalla sottoscrizione da parte di altri soggetti,